Nuovo sit-in di protesta nella giornata di ieri, località Malagenia, per dire no alla costruzione dell'isola ecologica. I componenti del comitato e diversi residenti della zona sono scesi in strada per manifestare il proprio dissenso alla realizzazione dell'impianto. Ieri c'è stato, come detto tu, un inizio di protesta, se vogliamo chiamare così. Però non c'è stata questo presidio che si era previsto, perché i signori operai all'1:30 sono andati via. Avevano saputo di questa protesta che era alle 15 di pomeriggio e praticamente ci siamo comunque voluti un attimo vedere tutti insieme, anche perché si aspettavano gli operai all'uscita delle fabbriche, eccetera, per organizzarci eventualmente per qualche altro giorno. Intanto i lavori procedono spediti e si è giunti quasi all'ultima azione del progetto. I residenti sono scettici però e non vogliono assolutamente la realizzazione dell'isola ecologica. Da Palazzo di Città più volte ci sono state delle rassicurazioni ai cittadini per quanto riguarda il sito individuato e il suo fine, ma a quanto pare non sono bastate per rasserenare gli animi. L'isola servirà come sito di gestione dei rifiuti e di sosta mezzi per la nettezza urbana, ha sottolineato più volte il primo cittadino Adamo Coppola. Comunale ha acquistato l'area di 8.000 metri quadrati, di cui 4.000 destinati appunto alla realizzazione del progetto. Possiamo ricordare ai telespettatori di Cilento Channel, Teresa, perché voi dite no alla costruzione dell'isola ecologica in località Malagenia? Allora, innanzitutto perché ci sono un sacco di abitazioni, di terreni coltivati, di uliveti, vigneti, eccetera. Poi ci sono agriturismi nei paraggi. C'è un campo di calcio, ci sono le scuole neanche a 2 chilometri. E tra l'altro la cosa ancora più importante è che passa l'acquedotto principale dell'Alto Sele, proprio sotto questa isola ecologica, e tra l'altro in una zona agricola. Dunque potevano pensare di portare quest'isola ecologica sull'area PIP alle mattine. Era una soluzione, no? Noi non capiamo i motivi perché è stata scelta quella zona. Inoltre a nulla è valso il ricorso del vicino comune di Ogliastro Cilento, guidato dal primo cittadino Michele Apolito, che in passato ha fatto anche ricorso al TAR. Una situazione che pare non trovare accordo fra i cittadini residenti del posto e l'amministrazione Coppola. Per il futuro, allora, come vi organizzerete? Quindi non termina qui la Termina protesta, se la possiamo prontamente chiamare qui, così. sicuramente ci sarà qualche altro presidio. Ora non so dirti il giorno, non so dirti nulla in questo momento, però sì, ci saranno altri presidi, ma la genia non si ferma qui.